Alberto Bellelli, sindaco di Carpi, insomma, non hai voluto far mancare la tua presenza alla presentazione ufficiale della Tracquigliandol Carpi, una bella presentazione composta dalla foto ufficiale, poi una visita nei musei della città e poi conferenza stampa. Sì, la voglia di fare sentire la vicinanza di una città, una squadra che porta questo nome, che si batte ai massimi livelli di categoria, ma anche l'occasione per incontrare le giovanili, che sono un grande investimento del futuro di una società. La voglia di collegarsi alla città, alla storia, alla cultura, e dare l'opportunità di visibilità a quello che è uno sport che sta presente sempre più spazio, sempre più bene, grazie anche agli straordinari risultati di Tracquigna. Spero che sia un bel inizio, è un bel modo di cominciare anche una stagione. Spero che i ragazzi che rappresenteranno Carpi con la loro maglia potranno anche sapere e conoscere meglio il territorio dal quale arriva quella maglia. Hai avuto modo di conoscere anche i nuovi, tanti nazionali, giocatori strappati a Bolzano e a Fasano, insomma le ambizioni restano sempre alte. Le ambizioni sono una cosa che alla Tracquigna Handball non sono mai mancate. In questi anni si sono raggiunti grandissimi risultati, ma si è sfiorato anche il sogno. Vediamo. Veselin Ristov prepara la presentazione della Rosa 2015-2016, insomma finalmente arrivi a Carpi, la grande occasione per te che sei molto giovane, classe 95, di ambire ad obiettivi importanti. In estate quando mi è arrivata la chiamata di Claudio sono stato contentissimo, appunto perché Carpi è la squadra più blasonata d'Italia e quindi sono felicissimo di poter far parte di questo gruppo. Spero di riuscire a dare il mio massimo per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi e ad aiutare la squadra in tutto. Stato di integrazione a livello della squadra è vero che è relativo, perché comunque c'è una piccola colonia di ex ferraresi, e soprattutto tue sensazioni dopo le prime due amichevoli, visto che sabato si comincia a fare sul serio. Il gruppo è ottimo, e mi sono integrato benissimo con tutti, anche perché la maggior parte dei ragazzi sono giovani, quindi riusciamo a divertirci tutti insieme sia fuori che dentro al campo. E anche con i ragazzi diciamo più grandi sono disponibili per qualsiasi cosa, e dunque è un ambiente sereno nel quale per adesso si riesce a lavorare molto bene. A parte i tanti giocatori, comunque i 5 giocatori che sono rimasti, 10 giocatori nuovi, però tu e Giulio Nardo avete fatto una scelta abbastanza coraggiosa, venite tutti i giorni da Ferrara pur di allenarvi con la Tracquigliandol Carpi. Viaggiamo tutti i giorni, è un'oretta di macchina, ma in ogni caso siamo insieme, quindi tra chiacchiere tutto il tempo passa e poi ne vale la pena perché, come detto prima, Carpi è una grande squadra, quindi poterci giocare è un onore. Nella prima amichevole disputata, il primo test match contro Bologna, hai segnato 6 reti, sei stato vice top scorer, insomma buone sensazioni per te, stai già facendo vedere di cosa sei capace. Sono contentissimo della prestazione che sono riuscito a fare e spero di continuare così per tutto l'anno, in modo da aiutare appunto la squadra nelle partite anche importanti, soprattutto anzi. Giulio Nardo, arrivi da Ferrara assieme a Michele Rossi e Veselin Ristov, quali sono le tue sensazioni per questa giornata di presentazione assieme agli sponsor e alle autorità cittadine? Ciao a tutti, ciao Enrico, che dire, grazie mille, è stata una giornata comunque bellissima che ci ha permesso di visitare anche Carpi dalla parte artistica, monumentale, abbiamo avuto l'onore di visitare il museo, abbiamo fatto adesso la presentazione dell'intera rosa con dirigenti, sindaco e le autorità più importanti di Carpi, quindi che dire. L'anno ha avuto ufficialmente inizio, adesso vedremo sul campo cosa riusciremo a fare. Al di là dei risultati, insomma, e della preparazione estiva, siete poi sempre insieme, tante serate, tanti eventi, tutti insieme, un nuovo modo di vivere anche la squadra, quello che avete portato anche voi nuovi. Un nuovo modo, ma che sicuramente aiuta tanto a fare gruppo, che è quello che poi serve nei momenti importanti delle partite, perché sappiamo tutti che i grandi giocatori sono utili, ma avere un gruppo è quello che aiuta nei momenti difficili. Quando siamo venuti qua a Carpi abbiamo avuto subito la sensazione di essere a casa e così stiamo vivendo, ci troviamo bene, siamo affiatati tra di noi, lavoriamo duramente sul campo e si cerca di fare ogni giorno meglio. Tu, Rossi e Ristov, un pacchetto completo arrivato da Ferrara, probabilmente non ve l'aspettavate nemmeno. A dire la verità no, perché l'anno scorso è stato sì un grande anno, siamo riusciti a venire a Carpi a vincere, ma una chiamata di Carpi fa sempre piacere, perché essendo una delle squadre più blasonate, insomma, quando è difficile dire di no quando arriva una chiamata, ecco.